Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un piccolo trucco per sentire al meglio la schiena quando alleni, quando fai principalmente rematore con bilanciere, ma non solo, vale anche magari per l'eventuale pulley, vale anche per l'appunto altri movimenti dove per l'appunto puoi, e il segreto è questo qua, fondamentalmente eseguire il tutto in supinazione. Se tu fai un rematore con bilanciere con la presa in pronazione, sempre con le mani più o meno ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, diventa più facile, poi dipende quanto sei piegato in avanti, se sei sempre con la schiena che mantiene le curve, diventa più facile sentire la parte alta della schiena. Se invece usi una presa in supinazione, diventa molto più facile sentire, ovviamente non in maniera così netta, compartimenti stagni, però in maniera più, un po' più sfumata, diventa più facile sentire per l'appunto la parte inferiore dei dorsali. Quindi presa in supinazione, non in pronazione, in questo modo per l'appunto, ribadisco, diventa più facile sentire la parte inferiore, che sia il rematore con bilanciere, piuttosto che magari rematura al cavo basso, ad esempio, piuttosto che pulley, se riesci in un qualche modo, magari col bilanciere se riesce. Quindi presa in supinazione, anche a casa puoi farlo, eventualmente anche il rematore con manubri, di fatto ti rende più facile sentire la parte bassa dei dorsali. Dopodiché, come sempre, se rispetti i principi di base, comunque dovresti già essere ad un buon livello per quanto riguarda la connessione mente-muscolo, quindi schiena che mantiene le curve fisiologiche, logiche, scapole addotte e depresse, così protegge l'articolazione delle spalle e per l'appunto già così facendo diventa più facile migliorare un po' la connessione mente-muscolo con i dorsali, sentire un po' come lavorano e per l'appunto gambe leggermente più. Quindi insomma, se rispetti i principi di base e aggiungi la presa in supinazione, diventa più facile per l'appunto sentire i dorsali stessi in termini di contrazione, pompaggio e quant'altro. Provala da subito, presa, ripeto, sempre più o meno diciamo, le mani ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, dopodiché movimento verso lo stomaco, nel caso del rematore con bilanciere o anche al pulley, e per l'appunto poi è molto più facile sentire i dorsali al meglio e magari puoi confermare questa presa sempre per tutti i movimenti della schiena che lo permettono, proprio per avere una migliore, diciamo, sensazione in termini di contrazione e pompaggio per la parte inferiore. Dopodiché, come sempre, parte con un 4x12 con delle pause di 30 secondi fra una serie e l'altra, semplificando, passando poi alle super serie per aumentare un po' l'intensità, quindi a un 5x8 e infine, come sempre, a un piramidale, tanto più magari le macchine, proprio per aumentare i carichi in maniera più importante. Ti rimando agli altri miei video, Paradigma Autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!